Allora, siamo qui a Bracciano, in provincia di Roma. Siamo con Giancarlo Gentili, azienda Valle Luterana, un'azienda di pecore da latte, fanno formaggi. Lui, Giancarlo, è il fratello Giuseppe. E oggi fanno una cosa un po' particolare, per questo siamo qui, a parte che ci conosciamo da un po' e sulle pagine di Ruminanzia sono apparsi Sì, diverse sì. volte. E fanno la tosa, quindi l'asportazione, per chi non è proprio del mestiere, della lana sulle pecore che si fa più o meno tutti gli anni in questo periodo. Siamo un po' ritardati perché il tempo non è stato Beh, quest'anno coerente. con maggio così. Io volevo però chiedere a Giancarlo, ma sta tosa che cos'è? Perché vengono tosate, viene tolta la lana alle pecore? Beh, la tosatura avviene una volta all'anno perché comunque nel periodo estivo non è più che altro per il caldo, ma è perché ci sono molte erbacce, i rovi, le cose, quindi dopo si impigliano, si fanno, anche perché sennò con la lana sarebbero protetti dal caldo, Certo. comunque un isolante. Però si tosano di solito si tosava per fare la transumanza, quindi si tosava e si portavano le pecore in montagna e tutto quanto. Poi una volta all'anno si tosano le pecore perché sennò diventano un cespuglio di lana. È questo il Quindi alle discorso. pecore fa piacere, secondo te, essere Alle dosate? pecore fa piacere perché comunque si sentono più libere tutto quanto, anche le agnelle crescono meglio senza tutta la lana addosso. E comunque ogni anno facciamo questa cosa. Noi abbiamo creato invece, al posto di fare solo la tosatura, abbiamo fatto una festa della tosa che è per noi un open day dell'azienda, diciamo, dove tutti i nostri clienti o amici possono venire a vedere quello che facciamo qua, perché crediamo molto nella trasparenza. Noi ci crediamo molto nella trasparenza, chiediamo a tutti i nostri clienti, a tutti i nostri amici di venire a vedere quello che facciamo veramente, perché comunque nel nostro mondo qui l'agricoltura siamo tutti bravi, però ci stanno pure le mele marce, quindi è Certo, sempre è meglio andare a giusto. vedere. Però rimaniamo un attimo ancora Sì. sulla tosa, perché una cosa particolare è che la tosa non la fanno dei, come si dice in dialetto, carosini del posto, ma vengono da No, molto so, lontano. sì, so, sono circa 10 anni che vengono dalla Nuova Zelanda. Abbiamo dei tosatori neozelandesi, loro sono veramente più esperti nella tosatura, anche perché hanno una popolazione di pecore dentro il loro Impressionante. paese impressionante. E poi rispetto ai carosini di una volta, loro sono, insomma, le stressano di meno le pecore, perché ti ricordi una volta, no, i carosini impasturavano le pecore, le legavano, ci mettevano minuti su minuti, invece loro attraverso quella mossa che fanno all'incirca con un minuto e mezzo la pecora è libera dalla lana, è libera dallo stress, perché poi come tu mi insegni, cioè, le pecore sono quelle che si stressano di più, che Certo. c'hanno, cioè, sono delicatissime le pecore, da E questi questo punto di sono vista. neozelandesi che vengono solo in Italia, Giancarlo? Di solito fanno il tour, fanno Inghilterra, Italia e Francia. Quest'anno mi sa che questa squadra specifica farà solo l'Italia, perché comunque ci stanno tante aziende qui. Comunque poi nell'agro romano qui è rimasta ancora la tradizione pastorale, soprattutto nella nostra zona a nord di Roma, il Viterbese, c'è una bella popolazione di pecore. Cioè. Senti, un'ultima domanda, così ti lascio a preparare, insomma, perché arriveranno parecchie persone, credo. Sì. Ma la brigata agricola, che cos'è quest'idea che avete avuto? Che anche questa cosa strana, che addirittura c'è un adesivo, se riesci a riprenderlo. Allora, la Brigata Agricola è praticamente un gruppo di amici, diciamo. È nata a ottobre di quest'anno. Soprattutto ruota tutto intorno a Gabriele Bonci. Siamo tutti produttori che forniscono il suo forno, in più altri amici che hanno ristorazione, sono trasformatori. Qui vedi, c'è la porchetta di Porchetteria Giorgini. E è nato come un gruppo di amici su WhatsApp, che poi si è esternalizzato su Facebook, su Instagram, dove facciamo vedere il nostro lavoro, perché comunque abbiamo tutti all'incirca lo stesso pensiero, quindi c'è, cioè, sull'allevamento lo stato brado,
senza uso di mangimi, senza uso dei medicinali, di antibiotici, cioè abbiamo questa linea di pensiero. Come mi piace dire a Gabriele, è un punto di vista la Brigata Agricola. Quindi oltre il biologico. Oltre il biologico, sì. Bene. Proprio duri e puri. Giancarlo, grazie. Grazie mille. Buon a te, Alessandro. Eh? Grazie a tutti quanti, grazie. Gli amici di Luminanzia. Grazie, alla prossima appuntamento. Ciao, grazie.